Sì, noi non è che siamo, noi siamo per il rispetto della legge. Il Consiglio Comunale Aperto è stato molto utile anche per cercare di portare avanti questa necessità. Siamo per la legge perché è scritto proprio nella legge istitutiva che ci deve essere un comitato di gestione tecnico-scientifico per la gestione. Ora, che cosa è successo in questi 20 anni? In questi 20 anni il Comune di Pescara, che è l'ente gestore comunque, doveva definire una struttura per questa gestione e ha detto invece che la struttura è la stessa giunta comunale. È come se controllore e controllato fossero la stessa cosa. Ci rendiamo conto anche sia per il controllo e la gestione della riserva, sia anche per i fatti di via Pantini. E tutti hanno detto non vi siete accorti di questa strada che doveva passare qui e nessuno ha detto niente prima. Le associazioni non sono dei cani da guardia, ci proviamo. Però se ci fosse stato un comitato di gestione, avrebbe dovuto leggere le carte e avrebbe dovuto dare il suo parere. Ma non c'era, era la stessa giunta che doveva dire e approvarsi. È per quello che noi diciamo che oggi, dopo l'incendio che è avvenuto, che ha svelato una serie di impreparazioni, impreparazioni antincendio, non ci sono squadre AIB, noi su Pescara non abbiamo una squadra di volontario oppure formata AIB, che significa deputata all'antincendio boschivo. I vigili del fuoco sono deputati alle case, alla città. Ci vuole anche un determinato tipo di tecnica e anche soprattutto una squadra che possa fare qualcosa in caso di incendio. Abbiamo visto un comune che ha cominciato a dire che è stata all'inizio colpa della riserva, ma perché non aveva mai letto le carte, non aveva mai letto il piano di assetto naturalistico, che diceva già 20 anni fa, diceva che bisognava gestire, che bisognava togliere i rovi, le piante infestanti, bisognava fare la sentieristica. E quindi tutto questo ha scoperto come in effetti nessuno si è attentamente studiato sia la legge sia il piano di assetto naturalistico, perché non c'era nessuno deputato a farlo, nessuno individuato chiaramente. Se noi andiamo a leggere la delibera con cui il comune si è avvocata la gestione, dice possiamo utilizzare il servizio tecnico, possiamo utilizzare l'istituto zooprofilattico, possiamo, ma non c'è una definizione nei modi e nel come, ed è importantissimo perché cioè, una struttura deputata a fare il lavoro, e lì questo è il momento di ottenerla.